Ciao a tutti, sono un webmaster tornato dal futuro, esattamente dall'anno 2022. Sono qui per registrare questo video nel 1999 con la speranza che possa essere d'aiuto a tutti webmaster di quest'epoca e perché no, anche a quelli del futuro. In questo percorso insieme scopriremo quest'arte nata alla fine degli anni 90 e che dopo oltre 20 anni è ancora più florida che mai. Approfondiremo tool, strumenti utilizzati dai webmaster, ma soprattutto i problemi più comuni che i webmaster devono affrontare giornalmente e insieme vedremo come risolverli. Quindi, buona visione! Io sono un webmaster. Letteralmente, dalla lingua inglese, sono una persona che progetta, costruisce e gestisce un sito web. Più avanti nel futuro, io webmaster mi occuperò anche del posizionamento del sito sui motori di ricerca, o meglio, sul motore di ricerca, perché in questi anni c'è un grande fermento, ma solo uno di questi motori si posizionerà come leader di mercato. Non posso però dirvi quale, perché altrimenti andrei ad alterare in modo definitivo il corso della storia e il continuum tempo-spazio, creando un futuro alternativo dagli effetti catastrofici. Ma perché annoiarvi con infinite definizioni di webmaster? Perché non lo chiediamo a qualcuno del futuro? Dovremmo avere in collegamento, ecco ci proviamo, Giorgio Tave, dall'anno 2022. Giorgio, ci sei? Ecco, Giorgio, mi senti? Beh, il collegamento sembra stabile, ovviamente c'è un po' di latenza spazio-temporale. Comunque, Giorgio, se mi senti, che cosa significa per te webmaster? Per me oggi il webmaster è la persona che controlla che sia tutto a posto sul sito internet, insomma è il responsabile, la persona che ci mette la faccia controlla che sia tutto a posto. Ma tu invece come sei diventato un webmaster? Io sono diventato webmaster per caso, in sostanza volevo mettere online tutto quello che avevo per condividerlo e non sapevo come fare, all'epoca c'erano i forum, vedevo questi gruppi eccetera eccetera. E quindi ho detto vabbè, per test apro un sito e carico tutto, e così sono diventato webmaster. Ok, siamo alla fine degli anni 90, inizio 2000. Quali erano gli strumenti che utilizzavi all'epoca? Non avevo nessuno strumento in particolare se non l'FTP e il block notes per creare le pagine, sostanzialmente facevo tutto a mano. Ottimo, ora però ti prego uno spoiler dal futuro, ripetiamo dall'anno 2022. E come si è evoluta questa figura? Dacci qualche indizio. La figura si è evoluta tantissimo perché all'inizio, nei primi anni 2000, il webmaster o la webmaster erano intese come una figura che facevano praticamente tutto, quindi addirittura anche la progettazione, addirittura lo sviluppo, qualsiasi cosa, era l'unico o l'unica referente del sito. C'erano tanti siti internet che erano associati al webmaster. Mentre oggi, con tutta l'evoluzione che ha avuto internet, per fortuna è stato aiutato da altre figure che possono permettersi di fare altro. Quindi questa figura si è evoluta e oggi secondo me è ancora molto molto rilevante ed è una figura, secondo me, centrale in quello che è proprio l'approccio che dovrebbe avere un buon team di cura di un sito web. Grazie Giorgio per questa tua importante ed interessantissima testimonianza. Ciao e buon lavoro. Bene. Nei prossimi capitoli andremo ad affrontare i problemi più importanti che i webmaster affrontano giornalmente, ovviamente parlando anche di interessanti soluzioni su come migliorare il lavoro quotidiano, renderlo più sicuro ed efficiente. Quindi iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella per essere avvisati di quando pubblicheremo una nuova puntata. Dal 1999 è tutto. Buon lavoro!